Itinerari rurali, giovani e agricoltura, con i loro sogni, le loro aspirazioni, che significano ambiente, sostenibilità, alleanze e innovazione. Benvenuti in Valle di Non. Un saluto dunque dall'alta Valle di Non, siamo a Rumo davanti a questa splendida giornata, a questo splendido cielo in un ambiente davvero rurale. Parliamo di Maso Kofler, una struttura che è stata sognata, che è stata voluta da Doris Kofler, che poi è stata realizzata. Sono tanti i sogni che sono stati realizzati qui, Doris, ti vediamo con Costantino, con Amy, la tua famiglia. E qui c'è un cuore rurale che si alterna tra ortaggi e animali. Sì, noi cerchiamo di fare un 360 gradi tra ortaggi, animali, fattorie didattica, ristorazione. Cerchiamo un po' di conglobare tutto in questo maso. C'è una sorta di realismo della terra, ecco, con poco si riesce a realizzare tanto, tanto lavoro, ma insomma anche molto di più. Sì, perché noi cerchiamo con quello che produciamo, cerchiamo di vivere e di lavorare con la nostra terra e con le nostre mani. Ti vediamo impegnata anche nella raccolta dei fiori, perché dove c'è l'agricoltura c'è bellezza. Sì, perché i fiori sono molto importanti nella natura e danno colore, danno energia, danno un benessere in tutti i sensi. Il punto vendita è importante, il rapporto diretto, ecco, con il consumatore, che avviene anche attraverso altre forme, no, di vendita. Sì, noi andiamo ai mercati di Campania Amica, andiamo a Rovereto e Trento e vendiamo anche online e vendiamo direttamente allo spaccio qui al Maso. C'è del vecchio e c'è del nuovo, cioè c'è dell'antico, sì, ma c'è anche l'innovazione, la tecnologia. Sì, infatti noi cerchiamo anche di vendere attraverso internet, i nuovi canali, Facebook, Instagram e queste cose qui. Questa è anche un'azienda che fa ospitalità, ospitalità rurale. Allora, la vera azienda agrituristica, semplice, non necessariamente nuova, che ti rilassa e ti mette a contatto con la natura. Ecco, cosa proponete? Noi abbiamo la fattoria didattica per i bambini, abbiamo gli appartamenti per chi viene qui in vacanza, e abbiamo la ristorazione dove trovano tutti i nostri prodotti che coltiviamo. E tante volte i bambini che vengono in vacanza ci aiutano negli orti, sono proprio integrati nella nostra famiglia. Doris è una agri-chef, è stata formata dai corsi di Coldiretti. E cosa ci proponi oggi? Oggi abbiamo fatto un rotolo di patate con radicchio, i strangolapreti con le coste, i gnocchi di patate con il Schüttelbrot e lo Speck. Schüttelbrot significa in tedesco che è il pane del contadino. È il pane del contadino che è secco con i semi di cumino, di sesamo, e che in combinazione con la patata ha un buon gusto. Si prendono bene. Sì. E un secondo? E di secondo abbiamo fatto la polenta, abbiamo fatto le costine di maiale, i tortelli di patate, speck, formaggi della zona, e accompagnato sempre dai nostri trasformati che facciamo noi. Anche perché voi puntate sui trasformati, la stagione in questo modo si allunga? Sì, infatti facendo così, perché la stagione è molto corta qui da noi, degli orti, allora noi quello che produciamo lo trasformiamo anche in sottoli, sottaciti, sciroppi, marmellate, mostarde. Sì, effettivamente è incredibile, Doris, come in così poco spazio ci sia così tanta complessità, potremmo dire, ma in sostanza ci sono tanti prodotti della terra, e tra questi ci sono anche i prodotti cosmetici che derivi dalle piante aromatiche officinali. Noi abbiamo fatto una linea di cavolo cappuccio di cosmetici, perché lavorando col cavolo cappuccio mi sono resa conto che è molto idratante per le mani, e abbiamo provato a fare questa crema che funziona. Tante curiosità, non si smette mai di imparare, e noi ringraziamo Doris e la sua famiglia. Andiamo a scoprire altre esperienze rurali in Valle di Non.
giornata nella quale scopriamo diversi itinerari rurali, ammiriamo dunque anche questi paesi, questi paesini della Valle di Non, resi gradevoli, semplicemente belli, interessanti dall'utilizzo, dalla conservazione anche del territorio agricolo. L'agricoltura è bellezza, è paesaggio. Certo, dietro a tutto questo però c'è la mano, la mente e il cuore del contadino che non può che essere giovane. E Gianluca Barbaccovi, che vi presentiamo, è il giovane presidente di Coldiretti del Trentino. Gianluca, dunque, i giovani sono il motore di tutto questo? Beh, certo, i giovani giocano un ruolo fondamentale all'interno dell'agricoltura, sia del Trentino ma anche della valle dove siamo. Abbiamo la fortuna qui in Trentino che i giovani credono nel mondo agricolo, credono nel proprio territorio e difatti non solo svolgono bene quello che è il loro lavoro in campagna, ma fanno anche da volano per quello che è tutto un settore turistico e anche di vivacismo, insomma, dei nostri paesi. Quindi sono fondamentali anche nel ruolo che svolgono nelle varie associazioni, nelle varie sagre paesane per promuovere quello che è il nostro territorio. Diciamo che dove c'è agricoltura c'è volontariato, c'è anche turismo, come in questo caso. Vorrei ricordare per esempio i tanti percorsi che attraversano le vostre campagne, così come le piste ciclabili. Sono tanti, Gianluca, i giovani e le ragazze anche che si rivolgono all'agricoltura. Sempre più, devo dire, lo notiamo anche dall'iscrizione che ha l'Istituto Agrario di San Michele all'Arge, che sono sempre più in aumento. I giovani, ripeto, credono in questo territorio e si affacciano al mondo agricolo. Al mondo agricolo che è anche sempre più affascinante, perché ormai non è più solo il mero coltivazione del fondo piuttosto che l'allevamento del bestiame, ma grazie alla legge di orientamento del 2001 è anche multifunzionalità. Quindi ora un giovane che entra nel mondo agricolo può fare tante altre cose, quindi non solo la coltivazione ma anche turismo, con i vari agriturismi, può imporsi nel sociale, con le fattorie didattiche, piuttosto che con gli agri asilo, piuttosto che anche fare attività al di fuori del settore, vendita diretta, trasformazione, quindi tante altre cose che rendono sempre più appetibile il mondo agricolo per un giovane. Multifunzionalità, che significa fare anche ambiente, fare, come dicevi, alleanza con il turismo, con la gastronomia, e tutto ciò rende effettivamente interessante il lavoro del contadino di montagna. E a questo proposito andiamo a fare altre considerazioni e a scoprire altre esperienze. Vediamo diverse esperienze giovanili che fissano, ecco, le novità che riguardano l'agricoltura nel nostro paese, alleanze con il turismo, ma anche un modo diverso di guardare al futuro. Sono con un amico che è Luca Deavi, che segue i giovani di Coldiretti. Luca, in cosa consiste l'innovazione dei giovani? Sì, il nostro è un settore che ha sempre più appeal e è un settore che recenti indagini dicono che vede un più 14% addirittura nell'ultimo anno di apertura di partita IVA, e nell'ultimo quinquennio abbiamo più di 2000 aziende che vedono come conduttori i giovani under 30, e questi sono dati nazionali, ma anche qui a livello trentino c'è un bel fermento, proprio perché, come dicevi te, il nostro è un comparto che si presta sempre più all'innovazione, alla creatività. E cosa fate per incentivare questa creatività? Noi come Coldiretti abbiamo anche istituito un premio, Oscar Green, che viene presentato su tutto il territorio nazionale, che va a intercettare proprio tutte quelle realtà, come quella che ci vede qua ospiti oggi, che hanno un approccio innovativo, che fanno multifunzionalità. Quindi abbiamo dalla vendita diretta alla trasformazione, al presidio del territorio, che è importantissimo, perché comunque noi anche con gli altri ambiti economici stiamo dialogando da anni, perché appunto vendiamo tutto il territorio. Quindi mi vengono in mente i giovani albergatori, i giovani artigiani, e con loro stiamo lavorando bene. Vediamo, Luca, queste iniziative, e verrebbe voglia di dire che piccolo è bello in agricoltura, nel territorio, in queste comunità che sono delle comunità alpine. Quindi si tratta anche di sostenere questi giovani, queste iniziative che sono anche delle iniziative familiari.
Certo, noi come Coldiretti abbiamo istituito uno strumento, anzi più strumenti a dire la verità, che e affiancano tutte le start-up, le nuove aziende che si affacciano al comparto, per esempio con una piattaforma di tutoraggio con la quale appunto ci mettiamo in interazione appunto con i giovani che chiedono le prime informazioni, un po' l'ABC di quello che devono fare appunto per poi intraprendere un certo percorso, ecco. Questa nuova economia ha bisogno dunque di supporto e forse anche di un nuovo modo di fare associazionismo sindacale, di fare accompagnamento. Ma vediamo di andare avanti in queste esperienze e anche in questi ragionamenti di Coldiretti, perché ci sarà anche da ricordare un appuntamento importante a livello nazionale. Ambiente inteso come biodiversità, alimentazione e alleanze con il resto del mondo. Sono queste le traiettorie della nuova agricoltura e sono con Barbara Battistello, che è la coordinatrice di campagna Amica dei mercati, del rapporto tra Coldiretti, il mondo contadino e i consumatori. Dicevamo che l'ambiente è il fulcro di questo tempo. Eh sì, noi Walter abbiamo una grandissima fortuna di poter camminare e di vedere tutte queste realtà che ci sono, che insistono sul nostro territorio, a partire dalle piccole aziende nelle realtà in cui ci troviamo, dove si coltivano anche in piccola quantità, ma fino a poi arrivando verso valle, come abbiamo fatto il percorso facendolo a ritroso, aziende molto più grosse. Quindi diamo importanza sia al piccolo produttore e al grande. Però questo facendolo come? Come siamo qua, camminando, cercando di rispettare quello che è l'ambiente e dargli molta più importanza anche negli equilibri economici. Dobbiamo dare dignità anche a queste persone che credono a una economia che diventa anche durevole, cioè non è una cosa che si brucia in una stagione con la finanza, con i facili guadagni, con le semplificazioni. Qui c'è l'impegno di persone che tra l'altro in un fazzoletto di terra riescono a creare lavoro, economia, che è economia vera, che poi fa bene anche alla salute perché sono prodotti assolutamente naturali. Quindi diciamo siamo veramente nel futuro da questo punto di vista. Coldiretti, a proposito di questo, ci invita tutti a Roma. Eh sì, Coldiretti, ecco, hai parlato bene di cuore, di appartenenza e di capire effettivamente che livello noi abitiamo, in che livello nell'ecosistema. Noi siamo il primo anello della catena importante, perché ci lega al bosco, ci lega alla naturalità, ci lega anche alla coltivazione delle nostre varietà tradizionali. E quindi Coldiretti è da ormai un anno che organizza questi tour su tutto il territorio italiano. Il prossimo appuntamento sarà Roma ed è un appuntamento veramente grandioso e strutturato, perché si parla di tutto intorno all'ambiente, dalla biodiversità al benessere animale, ma soprattutto un incrocio con il benessere umano. Quindi ci sarà trasferimento, ci sarà cibo nel piatto, ma con la consapevolezza di mangiare le nostre cose. Villaggio Coldiretti quindi vi aspetta tutti a Roma il 5, 6, 7 ottobre. Sarà un evento che porterà anche molti turisti, e ricordiamo che il turismo rurale, e siamo qua proprio in un ambiente che ci ricorda il turismo rurale perché siamo in un agriturismo, sarà trasferito dalla campagna, dalla montagna, alla città più grande, Roma. Difesa Trento Codipra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Il piacere dell'enogastronomia tipica, ma quando si eccede, Elisir Nova Salus Cappelletti, tradizione trentina dal 1909.
Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it, il tuo nuovo giornale online. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice click. www.ildolomiti.it. Kia Sportage, simpli da SUV. Scopri tutti i vantaggi della gamma Sportage in concessionaria. Gruppo Alpin, concessionaria ufficiale Kia, a Ravina. www.gruppoalpin.it. Per la tua pubblicità. Stiamo parlando dell'accompagnamento, della vicinanza che deve esserci tra enti di sviluppo, sindacati, associazioni e impresa agricola, i giovani in agricoltura. Allora, come facilitarli, come stare vicino a queste aziende, sapendo anche che ci sono delle avversità, ad esempio quelle atmosferiche, che spesso si abbattono, no, sulle nostre campagne creando diversi problemi. Com'è possibile stare vicino a questi giovani? Questa è la nostra attività quotidiana, l'obiettivo di Codipra è riuscire a trovare delle soluzioni di protezione rispetto appunto alle avversità atmosferiche, alle fitopatie, alle fluttuazioni dei prezzi di mercato, per tutte quelle imprese, in particolarmente giovani che forse sono più dinamiche, si strutturano in maniera più innovativa e quindi avendo anche dei rischi maggiori, dare una forma di protezione a queste imprese che possa permettergli di avere una certa tranquillità nell'affrontare investimenti, nell'affrontare nuove sfide, nel poter avere l'entusiasmo per affrontare l'attività produttiva con una garanzia dal punto di vista economico, perché ben sappiamo che oggi fare impresa, anche impresa agricola, non è più come qualche decennio fa cogliere i frutti della terra a fine annata avendo pochi costi organizzativi. Ormai le imprese hanno dei costi importanti a livello organizzativo, quindi hanno bisogno di una garanzia, di una tutela per poter in maniera tranquilla affrontare determinati investimenti. Stiamo capendo che si tratta appunto di assumere una cultura del rischio e della prevenzione per assicurarsi contro questi rischi che sono atmosferici, ma anche contro, diciamo, inconvenienti e rischi di natura economica. Come essere più friendly, diciamo così, come avvicinarsi ai giovani per convincerli dell'importanza di questa azione di prevenzione? Ma noi siamo impegnati, stiamo cercando di avvicinare i giovani attraverso un'azione di comunicazione importante e attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, cercando di creare un po' quell'entusiasmo, quella curiosità nell'affrontare sia l'aspetto informativo sia l'aspetto della nuova tecnologia. Sappiamo tutti che il giovane è molto più connesso, molto più propenso alla tecnologia, al smartphone, al scambio dati. Per questo cerchiamo di promuovere questo tipo di attività in eventi, alla Fiera di Bolzano ad esempio, a Interpoma, al Festival della Meteorologia a Rovereto, all'Agro Festival che faremo a marzo, nell'ambito di un accordo di programma, anche per avere un'economia di scala che abbiamo sottoscritto col Consorzio di Bolzano, verrà fatto a livello regionale, e in tutti questi eventi andremo a presentare delle soluzioni tecnologiche che possano creare un interesse, che possano creare una curiosità. A Bolzano presenteremo un sistema innovativo di comunicazione rispetto alla gestione del rischio sulla realtà virtuale. E al Festival Agrometro di Rovereto andremo a presentare un'app anche in campo nell'azienda di San Michele a Navicello per far capire la possibilità di trasferimento dati e di utilizzo dati. Al Festival Agro Risk andremo a cercare di trovare delle soluzioni invitando AGEA, ISMEA, il Ministero, quindi permettendo ai giovani agricoltori interessati, ai nostri organi, all'agricoltura trentina, di confrontarsi con tutti i massimi addetti ed esperti comunitari, nazionali e locali rispetto allo sviluppo della nuova tecnologia. Dalle campagne entriamo in città per parlarvi di grandi eventi culturali.
ritorna l'appuntamento con la stagione di prosa del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, pronta a regalare al proprio pubblico una nuova e ricca offerta di spettacoli. La grande prosa, che si aprirà al Teatro Cumietti con una prima nazionale per spostarsi poi al Teatro Sociale, avrà 10 spettacoli in cartellone, scelti tra le migliori proposte della scena italiana del momento. Tutto pronto anche per la stagione di danza. La rassegna curata quest'anno da Emanuele Masi si propone al pubblico con un'offerta ai massimi livelli articolata su Trento e Rovereto, ognuna caratterizzata da una precisa connotazione artistica di grande qualità. Dalla campagna arriviamo alla città, ci attende un autunno intenso, parliamo di turismo culturale, di eventi, di grandi eventi da questo punto di vista, con Francesco Nardelli, direttore del Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento. Allora, quali novità ci attendono guardando all'autunno? Beh, l'autunno sarà pieno di grandi novità per quanto attiene la programmazione teatrale. Inizieremo alla metà di ottobre, in realtà, già con un evento può essere di un interesse anche non solo locale, bensì turistico, perché organizzeremo questa terza edizione del Festival Y Generation, rivolto al mondo del teatro ragazzi e della danza ragazzi in particolare, perché il primo festival in Italia che si dedichi interamente alla proposta di danza per ragazzi. Saranno 20 gli appuntamenti di spettacolo, 12 sono gli spettacoli proposti sia da compagnie nazionali che estere, 4 saranno le prime nazionali, a queste si accompagneranno workshop, occasione di incontro tra operatori e artisti e chi voglia eventualmente partecipare per affrontare questo tema. A seguire partirà tutta la stagione del Santa Chiara, perché dal 24 di ottobre in avanti noi avremo musica, teatro, danza e quant'altro. I più significativi appuntamenti sono naturalmente quelli legati alla prosa. Il 30 di ottobre inizierà la stagione della grande prosa con un classico assoluto, Macbeth di Shakespeare, ancorché nella reinterpretazione di Serena Sinigaglia, una delle registe emergenti, ormai direi anzi affermata, della scena nazionale, che con una compagnia di 14 elementi, quindi una compagnia numerosa, attingendo in particolare alla compagnia regionale, per cui questa è una collaborazione, una coproduzione tra il Centro Santa Chiara e il Teatro Stabile, inaugurerà la nuova stagione che ci porterà fino agli inizi di aprile. Grandi appuntamenti anche nella prosa, perché dal 30 di ottobre fino ai primi di aprile saranno grandi compagnie, grandi artisti, grandi autori a farla da padrone al Teatro Sociale. Avremo autori classici come contemporanei, italiani come esteri, da Shakespeare già nominato a Goldoni, da Stefano Massini a Michael Frayn e, perché no, anche Pierpaolo Pasolini, che ospiteremo in una versione Ragazzi di vita, in una rilettura appunto di questo classico assoluto di Pierpaolo Pasolini, Ragazzi di vita, con uno spettacolo che ha vinto nel 2017 sia il premio UBU sia il premio Maschere del Teatro a Napoli, quindi un must assoluto. Ma tra i must assoluti ce ne sono molti altri, tra tutti cito Van Gogh con Alessandro Preziosi, che dà una delle sue migliori interpretazioni. Un saluto e un abbraccio agli amici che abbiamo incontrato oggi, espressione della ruralità. Seguiteci sul nostro sito girovagandoitrentino.it e sui nostri social, e come sempre l'appuntamento è rinnovato alla prossima settimana. Ciao!